Ritroviamo il presidente del Comitato Regionale FIP, Paolo Surace, un bilancio su questa tre giorni di basket giovanile a marchio NBA. Guarda, il bilancio lo vedi dal sorriso delle ragazze, chi ha vinto, chi ha perso, quindi un momento in cui vedi comunque la gioia ma anche la sconfitta, comunque lo stare insieme, si stanno abbracciando tutte, è bellissimo, è stata una bellissima vetrina e soprattutto un'occasione per le ragazze per giocare e fare qualcosa di importante che sicuramente gli servirà ora ma gli servirà anche per la loro crescita e per il futuro. Vince la Basilicata, che è una regione piccolina, che ha vinto il campionato campano, le ragazze di Calabria però non hanno mai mollato. Bene, sono state bravissime, complimenti alla Basilicata che hanno un bel gruppo, bravissime le ragazze calabresi, bravissime le siciliane, ripeto, sono state partite tutto sommato, al di là che poi vince qualche punto, tutte equilibrate, dove sicuramente hanno avuto occasione di confrontarsi e di far, come dire, bagaglio di esperienza e di soprattutto ulteriore avvicinamento e amore per questo sport, che sono i momenti che non dimenticheranno mai. Brave tutte veramente, complimenti. Hai già appena annunciato, c'erano novità riguardanti questo progetto. L'anno prossimo si confermerà la femminile, tra due anni arriverà probabilmente anche la maschile, è qualcosa di significativo? Sì, sì, il riscontro è stato positivo, riproporremo la femminile un altro anno per poi andare a regime con maschile e femminile fra due anni. L'esperienza va ripetuta, abbiamo alla fine avuto 11 squadre, veramente un risultato incredibile per la femminile nell'Under 13, significa che questo progetto, ma anche qualcosa che si è fatto prima col progetto FIBA e Min Basket, ha funzionato. Dobbiamo continuare, ripeto, per offrire un servizio a queste ragazze e alle società che lavorano nel settore. Grazie mille. Grazie.